Dio si manifesta a quelli che credono. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Oggi celebriamo nella liturgia la festa di San Marco Evangelista. Accogliamo il Vangelo che ci viene proposto, che è Marco 16:15-20. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Carissimi, il Vangelo propostoci oggi è il Vangelo di Marco ed è un Vangelo pasquale, dove Gesù da risorto appare agli undici e dà un comando: andate dovunque e proclamate la buona notizia, perché il Vangelo è proprio questa buona notizia che Cristo è morto, è risorto, è vivo ed è in mezzo a noi. Ecco il mandato che Gesù dà in questo Vangelo secondo Marco. E poi dice: chi crederà sarà battezzato, sarà immerso in questa nuova notizia, immerso in questa vita nuova. E ci sono dei segni che accompagneranno quelli che credono. Questo è un capitolo importantissimo, un capitolo che molto spesso noi mettiamo da parte. Noi come cristiani non conosciamo bene, conosciamo alcune espressioni di Gesù. Ama il prossimo tuo come te stesso, amatevi come io ho amato voi. Ma questi versetti sono gli ultimi che Gesù dà a noi Chiesa come testamento, cioè quando voi predicherete, quando voi parlerete del Vangelo, avrete dei segni concreti, visibili, che vi accompagneranno e accompagneranno quelli che credono. Cioè, nel mio nome scacceranno demoni, autorità, poi parleranno lingue nuove. Lo Spirito Santo, in virtù del battesimo, ci ha donato il dono di parlare in lingue. Leggiamo le lettere ai Corinzi, dove San Paolo parla del dono delle lingue. È un dono dato a tutti i cristiani battezzati, non solo ai carismatici. Il problema è che non viene usato, non viene insegnato, e quindi diciamo che queste lingue nuove sono cose, l'inglese, il francese, il tedesco, e quando le impari. Questa è l'ignoranza nostra da cristiani. Nel mio nome scacceranno quindi demoni, nel mio nome parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno veleno non recherà loro danno. Il Signore custodisce la vita dei Suoi discepoli. Il Signore ci ama, il Signore è vivo, il Signore è al nostro fianco. E poi Gesù ha detto: imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Amen. Altro versetto che pochi mettono in pratica e molti ormai hanno abbandonato, dicendo: ma sì, questo è riservato solo a chi? Alle autorità, alle persone di una certa responsabilità, con un certo incarico spirituale, cosa che Gesù non ha detto. Ha detto: questi sono segni
chiunque pregherà, il Signore agirà. Imporranno le mani ai malati ed essi guariranno. Gesù è vivo, fratelli e sorelle. Gesù si preoccupa di noi. Amen. Allora abbiamo il coraggio oggi di invocare i segni della presenza di Dio nella nostra vita, perché noi non stiamo cercando i segni, ma è Dio stesso che attraverso le parole di Gesù ha detto: quando voi parlerete, predicherete, vivrete la parola, io vi accompagnerò. Abbiamo bisogno dei segni per sentire che Gesù è con noi. Ma noi sappiamo che anche se non glieli chiediamo, è Dio che ce li dona. Lasciamo che davvero il Signore ci confermi il nostro evangelizzare, la nostra missione attraverso la sua misericordia, che si esprime nell'autorità, nelle lingue nuove e nella guarigione, perché Dio è davvero vivo. Signore Gesù, grazie perché sei buono, grazie perché sei risorto, grazie perché sei misericordioso, grazie perché tu fai cose grandi nella nostra vita. Ti affidiamo le nostre difficoltà, i nostri dubbi, le incertezze, il nostro camminare tiepido. Affidiamo le nostre malattie, le nostre oppressioni, le nostre angosce, il nostro grido di aiuto. Intervieni, manifestati come il risorto, perché noi quello che sperimentiamo con te, oh Gesù, lo possiamo annunciare, testimoniare agli altri, perché tu sei davvero un Dio vivo. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, proprio oggi, alla luce di questo Vangelo bellissimo di Marco, accogliamo lo slogan che Dio si manifesta a quelli che credono, e noi siamo coloro che credono. Chiediamo allora allo Spirito Santo di farci vedere e avere segni del Cristo risorto, vivo in mezzo a noi. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, ciao. Yeshua, Yeshua, il mio Salvatore, Yeshua, Yeshua. Siamo stati risanati e liberati.